Guardate, sono 1.000 tonnellate di rifiuti in questa discarica abusiva. È qui da diversi decenni che non era mai stata bonificata e ripulita in profondità. Adesso lo stiamo facendo per la prima volta. Siamo sulla Collatina Vecchia, dove sono partiti i lavori di ripulitura, di bonifica di una grandissima discarica abusiva. Pensate, sono 1.000 tonnellate di rifiuti che noi stiamo ripulendo. Da oggi ci vorranno 30 giorni di lavoro, un costo di ben mezzo milione di euro. È uno dei tanti interventi che stiamo realizzando. Ne abbiamo fatti già 250 dal nostro insediamento per bonificare e ripulire tutte le zone del nostro territorio che nell'arco di decenni sono state utilizzate come luoghi di conferimento improprio di rifiuti, discariche a cielo aperto che sono pericolose per la salute dei cittadini e spesso sono anche luoghi dove poi vengono appiccati incendi. Nel 23 abbiamo aumentato del 30% gli interventi di questo tipo rispetto all'anno precedente e nei primi mesi di quest'anno già li abbiamo raddoppiati. Proseguiamo con sempre maggior impegno per ripulire tutti gli angoli dell'immenso territorio di Roma Capitale in cui nel corso di decenni sono stati sversati impropriamente, illegalmente rifiuti. È un compito enorme che costerà molte risorse, per questo chiediamo anche di essere sostenuti dal governo, ma noi lo vogliamo portare a termine perché è intollerabile che una grande capitale europea come Roma, da decenni porzioni enormi del nostro territorio siano oggetti di sversamenti illegali di rifiuti. Andiamo avanti per tutte le romane e i romani che hanno diritto di vivere una città salubre e pulita.